e siamo veramente contenti adesso di poterlo di poterla ascoltare di nuovo su un tema che è caro a lei e che è caro a noi, la relazione medico-paziente. Per quanto ci riguarda, noi in questi anni abbiamo molto ragionato sul rapporto medico-paziente, sull'importanza che ha avuto nel tempo, negli anni nei secoli passati, come si è sviluppato adesso e come dovrà svilupparsi in seguito con le modificazioni epidemiologiche, con la situazione attuale in cui il medico non garantisce affatto una guarigione del paziente, ma promette una convivenza con l'invalidità. Quindi tutto il modo di proporsi è diverso da quello a cui siamo stati abituati in passato. Lei ha studiato questo argomento da tanti anni, però io volevo, se posso indirizzare un incipit a questo incontro, volevo chiederle un attimo una riflessione sui tempi passati, quando lei era nel corso di laurea, perché l'impressione è che ci sia una carenza anche di che nessuno ce l'insegni questo modo di rapportarci con il paziente. Allora le chiedevo di andare un pochino con i ricordi al corso di laurea, ai tempi iniziali della sua carriera, per, se qualcuno le ha insegnato come andavano le cose per imparare il rapporto con il paziente. Caro Claudio, tu in sostanza mi chiedi una sorta di testimonianza. Mi chiedi una sorta di testimonianza, mi chiedi di riportarmi a una settantina, 70, 70 anni fa, il tempo della mia laurea è 1950, quindi, e poi vengono gli anni pre-laurea. Che dire, io per prima cosa però, se tu me lo consenti, vorrei ringraziarti per la tua presentazione, ringraziarti per questo invito e con te ringraziare tutto il consiglio direttivo Fadoi Lazio e naturalmente anche il nostro, ormai lo possiamo dire, presidente nazionale Dario Manfredo, perché tutto è stato fatto anche in sintonia con lui. E un breve accenno mi pare che sia doveroso su che cos'è questo rapporto medico-paziente, questa che io preferisco chiamare relazione medico-paziente. È una, in sostanza, una relazione interpersonale, come ne abbiamo tante. Se noi pensiamo un momentino, avremo molte decine di relazioni ognuno di noi interpersonali, però tutte queste relazioni interpersonali hanno una caratteristica comune, non sono delle relazioni artefatte, per così dire, sono delle relazioni che si creano facendo. Se noi pensiamo alla relazione più stretta, più cara che ognuno di noi ha, quella con i propri genitori, e noi ci ritroviamo, però questo non significa che non costruiamo poi nel corso degli anni una relazione che può essere diversa del figlio con il padre, del figlio con la madre, e del fratello con le sorelle, e del fratello con l'altro fratello, e come sono quelli della zona più vicina a noi, però è una relazione che si costruisce, e così con gli amici e anche con gli avversari. Sono relazioni che nascono spontaneamente e si costruiscono negli anni. Qua invece, medico-paziente, siamo in una situazione diversa. Sono spesso due sconosciuti che si incontrano. Un medico che non conosce il paziente, un paziente che non conosce il medico. Molto spesso le cose cominciano così. E c'è bisogno di istituire una relazione positiva il più presto possibile. Perché in fondo
è il primo incontro, se voi pensate ciascuno di voi pensa, perché io di noi ho avuto dei problemi medici, se ne è rivolta a qualche persona, a qualche collega, a volte conosciuto, a volte anche non conosciuto. Se noi pensiamo, abbiamo bisogno subito di avere un impatto positivo con questa persona. E quindi vedete che c'è già una differenza profonda, perché qui dobbiamo costruire qualche cosa. Allora se dobbiamo costruirla, sarebbe bene avere una qualche informazione, una qualche formazione. Prendete nota di questa parola che è parola centrale, perché informazione è qualcosa di superficiale, formazione è qualcosa che tocca più in profondità. Allora, se noi abbiamo bisogno di una formazione, la domanda è, e qui vengo a quello che tu mi chiedi, allora, ho ricevuto questa formazione? La risposta è semplice, no. No, non l'ho ricevuta. Eppure sono stato a una grande scuola, quella della clinica medica dell'Università di Roma. Allora c'era una sola università e una sola clinica medica. Questa unicità dice già tutto. Con due grandi maestri, Cesare Fogoni e Giovanni Di Guglielmo. Ho imparato tanto. La mia gratitudine per loro, per i loro collaboratori, è enorme, perché ho imparato tanto. Ma su questo punto non ho imparato nulla. Fogoni soleva dire, se curare sempre non ti può, consolare sempre si deve. Ora qui c'è un embrione, se volete, perché in quel termine controllare, paternalistico, finché volete, datato, che oggi nessuno di noi userebbe, noi non vogliamo consolare i nostri malati, non dobbiamo consolare i nostri malati, noi dobbiamo bamboleggiare. Ma c'è in luce la necessità di considerare il paziente come essere umano, e questo è l'importante. E poi ho ricevuto una scuola di buona educazione, di rispetto per il malato. Fogoni si occupava molto di deontologia, era stato presidente della commissione che aveva fatto il codice deontologico, ma la deontologia è una cosa a parte. La deontologia parla per precetti. Il rapporto medico-paziente non può essere fatto per precetti. Quindi la mia risposta, caro Claudio, è questa. Nel passato non c'è traccia di nessuna formazione sulla costruzione di un valido rapporto medico-paziente. E poi, visto che siamo andati avanti dentro la medicina per tanti anni, mi sembra che col tempo le cose siano cambiate, e come? E qui, su questo punto, la risposta è un poco più articolata. E stranamente è una risposta un po' tipo Sibilla Fumana. Perché sì e no, no e sì. Io metterei prima il no e poi il sì. No, non è cambiato nulla, perché in sostanza non è cambiato nulla. Però non è cambiato nulla all'interno del mondo della formazione del medico, all'interno degli studi universitari, di quella che è la preparazione del medico. E direi, ancora una volta, la parola più giusta è la formazione del medico. Il medico non si deve preparare, si forma, si deve formare. La scuola, l'università dovrebbe formare dei medici. E allora, lì la risposta di questo è no, però c'è anche un sì. E il sì che cosa riguarda? Riguarda la società, perché le società non sono immobili, contrariamente alle istituzioni che tardano sempre a sintonizzarsi con la società di cui fanno parte. L'istituzione è per sua natura conservatrice e questo ostacola sempre. Ma
nella società molto è cambiato in questi 70 anni ed è cambiato in maniera enorme. Allora, che cambiamento abbiamo avuto? Anche qui c'è una contraddizione. Io direi che se la volessimo riassumere, dovremmo dire che il medico è sceso e il malato è salito. Perché dico che il medico è sceso? Perché la selezione del medico allora era fatta in una maniera estremamente semplice. Potevano iscriversi alla facoltà di medicina solo coloro che erano in possesso del diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Ora, i licei italiani allora erano mediamente dei buoni licei, che davano una preparazione e una formazione tutto punto e a tonaggio, perché sì, era una formazione completa che andava dalla filosofia alla storia, dallo studio delle lingue antiche a quello dell'italiano, della letteratura italiana, e insomma aiutavano in quel processo di cui oggi ha parlato così bene l'amico Dario Manfellotto, di umanizzazione della medicina, perché se dobbiamo umanizzare la medicina dobbiamo per prima cosa essere umanizzati noi medici, perché se non siamo umanizzati noi medici, come umanizzeremo mai la medicina? E in questo senso il liceo era una grande scuola di formazione che aiutava molto. Questo tipo di discriminazione, anche se volete, perché c'era anche un aspetto sensuale, e erano le famiglie più agiate che potevano permettersi il liceo e poi gli anni di università e così via. Questo è cambiato profondamente. Oggi gli accessi sono liberi e questo fa sì che arrivi all'università un materiale più rozzo, difficile da plasmare, difficile da formare veramente. Quindi da questo punto di vista il medico, ecco, è un poco sceso. Il malato invece è salito. Perché il numero degli analfabeti che c'era allora era molto più elevato, poi parlo degli analfabeti assoluti. L'analfabetismo relativo purtroppo è una piaga attuale, tuttora presente. Molte persone conoscono le parole ma non vi sanno dare un senso esatto. Però c'è più ricchezza. Se voi aveste presente, come posso averlo io che sono il più vecchio, quello che succedeva in televisione, quando agli inizi, una quarantina d'anni fa, si facevano anche le interviste per la strada e si metteva un microfono davanti a una persona, c'era la paralisi, quasi nessuno sapeva rispondere, si impappinavano. Adesso lo sembrano tutti proietti, tutti parlano con una disinvoltura. È una vernice, se volete, anche superficiale, ma l'alfabetizzazione c'è, e c'è anche nei termini scientifici. L'uso del dialetto è molto diminuito. Prima c'erano malati che noi ricevevamo, per esempio in clinica medica, malati che venivano dal sud, tanti erano, con dialetti stretti, difficili da capire. Oggi per tutti i malati è quasi scomparso, tutti parlano italiano. Insomma, il medico è sceso e il paziente è salito. E questo non ha neanche migliorato le cose, anzi forse le ha peggiorate. Quindi il medico è sceso e il paziente è salito. Per noi, tra noi in questi anni abbiamo preso atto, ci siamo resi ben conto del fatto che il paziente è salito al punto da diventare da progetto a soggetto, in termini come consenso informato, condivisione dei piani assistenziali, dei piani di cura, autodeterminazione, sono termini tutti familiari, sono diventati più. Però nonostante questo, non so se lei condivide, mi pare che ancora questa relazione medico-paziente, nonostante questi cambiamenti che lei descriveva, abbia ancora un ruolo marginale poi nell'attività del medico. Sì, caro Claudio, sostanzialmente hai ragione.
hai ragione, perché il silenzio perdura. Il silenzio perdura perché è come se la relazione medico-paziente non fosse un problema, e invece lo è. Ed è un problema, secondo il mio modo di pensare, veramente un problema notevole. E dobbiamo cercare di capire quali sono le cause di questo perdurante silenzio. Ora, ci sono due cause, secondo me, che sono di tutta evidenza e che, se non sono la spiegazione totale di tutto il fenomeno, lo spiegano almeno per il 90%. La prima è l'invasione della tecnologia. La tecnologia parla per numeri, parla per immagini. Oggi, anche se voi vedete il riflesso di un elettrocardiogramma, che prima aveva una specie di tiritera letteraria, se vogliamo, o un reperto di un esame radiologico, spesso sono stringati, adoperano una quantità di sigle. Ecco, ma chi lo deve mettere non ci capisce nulla. Perché questo è il linguaggio, dei computer, il linguaggio dei like, è il linguaggio storpiato. E badate che io dico sempre una cosa che è fondamentale: la parola, che sia essa orale o scritta, è l'elemento che fa distinguere l'uomo da tutti gli altri esseri viventi. Togliete la parola all'uomo e gli avete tolto tutto, gli avete tolto la sua umanità. Ecco per il valore immenso della parola, perché la parola è il timbro dell'umanità. Ma la tecnologia è quello che è, e noi soprattutto non possiamo, e direi non dobbiamo, toglierla di mezzo. Perché oggi chi la togliesse di mezzo, chi pretendesse di togliere di mezzo, sarebbe un pazzo irresponsabile. E noi non vogliamo essere tra questi. L'altro problema ha un nome preciso. Forse un aspetto a cui i medici non hanno pensato abbastanza, o in molti casi non hanno pensato per nulla. E si chiama psicologia. La psicologia ha di per sé una storia difficile. È una storia che comincia da lontano. Siamo al IV, III secolo a.C. Platone e Aristotele.